È ora di mettere il lavoro e l'occupazione come priorità. Con il reddito di cittadinanza aiuteremo a trovare un lavoro a migliaia di abruzzesi. Infatti il reddito andrà a circa 30.000 nuclei familiari in Abruzzo. Ma l'apporto della regione sarà fondamentale e sono sicuro che Sara si impegnerà al massimo su questo, perché su questa misura che rivoluziona il mondo del lavoro, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo dato l'anima per anni. La sanità ha bisogno di una sterzata, bisogna smaltire liste d'attesa e renderle veloci, bisogna aumentare l'organico degli ospedali e preoccuparsi delle aree interne che non possono essere abbandonate. Per questo Sara ha già detto che la prima cosa che farà se sarà eletta è mandare a casa gli attuali dirigenti e mettere al loro posto persone slegate dalla politica. Dobbiamo prenderci cura dell'ambiente e contrastare davvero l'inquinamento, a partire dal mare, e infatti abbiamo già iniziato bloccando la trivellazione selvaggia delle coste. Se capitasse un incidente sarebbe un danno irreparabile per l'immagine dell'Abruzzo e per il suo turismo. Sul turismo poi bisogna investire, ci vogliono strade decenti e sicure e infrastrutture importanti la cui manutenzione è stata trascurata, e anche come governo ci stiamo impegnando su questo fronte. Infatti, il governo di Roma può fare tanto e farà tanto, ma solo con un governo abruzzese, fuori dalle logiche partitiche e con una persona pulita e competente come Sara, si può realizzare il vero cambiamento che questa regione merita.